Ciao Caterina, presentati alle persone che ci stanno seguendo. Ciao a tutti, io mi chiamo Caterina e non è facilissimo presentarmi per me perché non ho una professione definita, un ruolo, ma mi occupo di varie cose principalmente in tre ambiti. Prima di tutto sono un'illustratrice ed è il motivo per il quale sto facendo adesso questa intervista. Io disegno da quando sono piccola. E potete immaginare che quando questa mia passione è diventata una professione, per me è stato un sogno che si è avverato. Faccio teatro, quindi sono un'attrice e ho anche scritto uno spettacolo che ha debuttato l'anno scorso, e in scena siamo io come attrice e un musicista. E sono laureata in design per la sostenibilità. Da lì è nato tutto un percorso che mi ha portato a essere facilitatrice. Quindi mi occupo di progetti partecipativi in ambito sociale e di costruzione di comunità. Sono entrata in contatto con Alice for Children per un progetto che si chiama Slum Girls e partirà il prossimo anno. Che si occupa di diritti di donne, ragazze e bambine degli slum di Nairobi. E è stato bello perché ho collaborato con altre artiste milanesi e insieme abbiamo creato questa campagna. Mi piace di Alice for Children il fatto che proprio come questo primo progetto in cui ho collaborato, il fatto che ci sia una crescita a livello di comunità, quindi un aiuto per un gruppo di persone che pensato nel tempo e quindi non una cosa singola che arriva e poi se ne va, ma sono progetti che riguardano anche l'acquisto di prodotti o il dare dei servizi che sono per tutti e hanno un grande impatto anche a livello di comunità. Allora, per me è una grande opportunità, ecco, perché appunto ho la possibilità di portare avanti i valori in cui credo, che sono sia a livello umano che professionale, insomma, mi definiscono abbastanza, ritrovarli nei progetti. Mi sembra molto significativa perché con il ricavato verranno portate nelle scuole di Alice for Children tutte come per esempio, non so, l'igienizzante per le mani, le mascherine, saranno comprati dei banchi singoli che permetteranno ai bimbi di tornare a scuola a gennaio. E dal momento che io credo fortemente che l'istruzione sia uno strumento, di riscatto sociale, supportare questo mi sembra insomma la cosa migliore da fare, soprattutto in un momento come il nostro. Allora, l'illustrazione è questa qui. È nata, io sono partita dall'idea di cura, quindi prendersi cura dell'altro, di un bambino. Da lì mi è nata l'idea di una culla e quindi la bimba l'ho messa in questo cerchio culla tra le nuvole e per me è diventata una sorta di ninna nanna illustrata, quindi per me è un'immagine di una canzone dolce che culla questa bimba nella notte. Quello che mi viene da dire è che spero che questi progetti, come quello insomma di Natale di cui stiamo parlando, non vengano presi solo come un progetto di aiuto univoco, quindi io da qui do a qui, ma siano anche uno spunto
di riflessione per praticare invece un ascolto che sia biunivoco. Quindi ricevo da una parte e ascolto dall'altra, e insomma questo che porti a uno scambio quotidiano, in questo caso tra culture diverse, ma insomma proprio tra gli esseri umani. Più che un messaggio mi verrebbe da esprimere un desiderio che si rifà un po' all'immagine, all'illustrazione insomma di Natale, e mi sarebbe bellissimo che questi bimbi vivessero davvero protetti e vivessero come bambini nella leggerezza dell'infanzia. Bellissimo, Caterina. Grazie mille per questa intervista, insomma, per la tua bellissima collaborazione con noi. Ciao, grazie mille. Ciao.